Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti nella nuova stagione di Angeli a quattro ruote. Oggi partiamo finalmente con la seconda avventura di questo format e quindi adesso andremo a decidere e a cercare il nuovo mezzo che ci accompagnerà in questa nuova avventura. La scorsa volta ci siamo lasciati con la Ferrari F430, quindi diciamo che la serie è partita in bomba, con un grande mezzo, ci siamo divertiti veramente tanto e adesso vorrei rifare la stessa cosa con un po' una vena di romanticismo, ovvero Angelo Nero Performance è nata grazie alla Skyline GTR, quindi Nissan è sempre stato un brand che mi ha affascinato, mi ha reso felice, mi ha reso scontento, mi ha fatto fare brutte avventure, ma anche bellissime avventure. Ma tutto sommato, le Skyline sono uno dei motivi principali per cui oggi sono qui, sia su YouTube che nel mondo dell'automotive. Quindi, quello che mi viene da pensare è, perché non portare la Nissan Skyline, che è nell'Olimpo dell'Angelo Nero Performance, nella nuova stagione di Angeli a quattro ruote? Il modello che ho in mente oggi è la Nissan Skyline R34 GTT. GTT è una versione della Skyline che si differenzia dalla sua cugina GTR per un pochino di cose. Ad esempio, trazione posteriore anziché trazione integrale, RB25 DET Neo anziché l'RB26, quindi motore 2.5 di cilindrata, con una testata quasi al pari di quella della GTR, ma con una sola farfalla che fa entrare l'aria in questo fantastico motore. Il turbo è singolo, quindi uno solo, al contrario della GTR che nasce con due, e ci sono anche tantissime altre cose, come ad esempio i sedili all'interno, la plancia, la carrozzeria che non è larga come quella della GTR, bensì 4 cm circa più stretta. L'estetica del cofano, l'estetica dei fanali, lo spoiler posteriore, ha tantissime differenze, ma ha una freccia al suo arco. Ovvero il prezzo. La Skyline R34 GTT, al contrario della GTR che ormai costa 200.000 euro, si può trovare in un range di prezzo abbastanza abbordabile. Parliamo di vetture che vanno dai 50, 40, 70, 65 in base alle condizioni in cui sono state, diciamo, mantenute o con gli accessori che ci sono su e quindi risulta ad essere ancora una dream car, tra virgolette, abbordabile sul mercato. Ma bando alle ciance, spostiamoci subito sul computer perché è arrivato il momento di iniziare la nostra ricerca. Allora, per prima cosa andiamo ad inserire i dati sul nostro motore di ricerca. Nissan, dove sei? Nissan. Modello ovviamente Skyline, anno non ci interessa, prezzo non ci interessa. 14 risultati in Italia, ma noi come sempre andremo a selezionare tutta Europa per sicurezza, anche se io questa volta vorrei prenderla un pochino più vicino perché vorrei velocizzare un pochino le cose. Allora, qualche modello qui a 7-10.000 euro, 15.000 euro, ma sono quei modelli diciamo strani, tipo su base Infiniti, non è quello che ci interessa a noi. Queste sono un po' imbarazzanti, non voglio neanche vederle. Questa è una 5 porte, per carità non si comprano le Skyline 5 porte, un'altra 5 porte. Siamo già intorno ai 30.000 e ancora non ho trovato nulla. Non c'è tantissima scelta, eh? Mi sa che dovrò rispolverare altri contatti e chiamare qualcuno dell'ambiente per farmi tirare fuori qualche occasione, perché veramente qui c'è pochissima roba. Dopo parecchio tempo che cerco una vettura che si adatti alle mie esigenze, forse ho trovato qualcosa che stuzzica il mio interesse. La vettura che sto cercando deve avere determinate caratteristiche sia per il tipo di contenuto che voglio fare, ma anche per il tipo di lavorazioni e modifiche che voglio andare a fare. Quindi non è stato facile. Ora non ci resta che partire e andare a vederci questa macchina. Se tutto va bene, e guardate che sto già ridendo perché voglio essere fiducioso,
Se tutto va bene, abbiamo un mezzo assurdo in Italia, già con i documenti, che su queste auto per chi è dell'ambiente sa quanto è problematico, e soprattutto con tutte le caratteristiche che mi servono per fare disperare un po' Mario. Eccoci qua, siamo finalmente arrivati all'Angelo Nero Performance e ora non ci resta che affrontare la parte più difficile, ovvero quella di far vedere il nuovo mezzo a Mario e soprattutto elencargli gli eventuali problemi, ma questa macchina è a posto, a parte un piccolo problema, per il resto è veramente in ordine, e scoprire cosa ne pensa e vedere la sua reazione. Bene, siccome qui clacson non posso suonarlo, chiamiamo Mario al telefono, così lo facciamo uscire direttamente. Pronti? Mario? Vieni fuori un attimo, dai. Va bene. Ok. Però mi metto il giubbotto perché il caldo mi è passato. Eccola qua! Finalmente! La nuova... Come finalmente? Finalmente! Un'altra... Beh, mi piace questa qua. Diciamo che... Questa mi piace. Siamo abituati e questa volta, almeno in questa stagione, poi vedremo nella prossima, non ti ho portato una... rogna incredibile che devi appena capire, vedere, sperimentare, fare cose nuove. Questa la conosco a memoria. Le conosco a memoria queste. Te la faccio vedere un po'. Skyline R34 GTT, trazione posteriore. Non è 4x4, non è una GTR, non ha l'RB26. Vedo già che c'è già l'intercooler. C'è l'intercooler, la macchina, credimi Mario, la macchina è veramente veramente perfetta. Oserei dire che non devi fare quasi niente, c'è solo un problema che dopo ti faccio vedere. Quasi? Quasi niente, c'è solo una cosa che bisogna mettere a posto, però per il resto è veramente in ordine. A livello di carrozzeria siamo a livelli pazzeschi. Una delle poche che ho visto nella mia vita, non so tu, col tetto apribile, funzionante, elettrico, in vetro, bellissima. Hai mai visto col tetto apribile? Sono veramente rare. No. Cioè, poi... La Skyline, come ho detto apribile, è stranissima da vedere. Come vedi, anche a livello di ruote non hanno badato a spese, ci abbiamo su dei bei race originali, quindi roba JDM, roba seria. Freni nuovi anche. Freni nuovi, anche dietro carrozzeria perfetta, da dargli una lavata, una lucidata, come abbiamo fatto per la Ferrari. Guarda che bello scarico. Bello scarico. Ti dico una cosa in più, che tu non ci crederai mai. Sai che queste quando arrivano senza targhe... È già targata italiana, sono già dentro. L'ho tolte per comodità. Già targata italiana, assolutamente sì. Documenti già pronta, quindi questa qua appena è finita la possiamo vendere. Risolviamo la roba che c'è da risolvere e per il resto siamo a posto. Facciamo qualcosina di estetica, magari qualche upgrade, qualche miglioria. Cosa ne pensi? Sincero, eh? Guarda che è un colore strano perché non l'ho mai vista. Ti dico sinceramente. Di grigio argento? Beh, non è blu. Allora, lascia stare che non è blu.
però se da, devo pensare al grigio della 33 c'era da piangere. Mamma qua, mia, mamma mia, no, no, quello è proprio argento, questo è proprio scuro. Dopo, no, a livello estetico credo sia tutta originale, cioè questo paraurti con le prese d'aria, ma credo sia il suo. Ma penso che... lo riconosci anche dal cofano, che va fino a giù. Ma secondo me mancherebbe solo la lama sotto, una lametta, cosa, sì, e basta. Che sai che la GTT c'ha il cofano che è più spiovente con la sua S di Skyline, sì, qua sopra, però... insomma, non... si può stare a livello estetico. I fari vedo, quindi, che sono quelli all'oxeno? Fare l'oxeno in ottime condizioni, a parte, ecco, una cosa che magari andrei a togliere esteticamente, ma poi vediamo con il reparto detailing, sono togliere queste palpebre di plastica, proprio non mi piacciono, è una cosa un po' anni 90, secondo me stonano un po', e poi vediamo magari il paraurti, però ci pensiamo alla fine. Ok, bellissima. Ma il problema che mi dicevi prima, te lo dico dopo. Adesso ci arriviamo, non ti preoccupare. Come vedi, che avevi visto anche già prima, abbiamo un bel intercooler maggiorato, già manicotti, roba in silicone, quindi già un upgrade già fatto. Non mi hai risposto, il problema. Adesso ci arriviamo, dammi un momento. All'interno, a livello di sedili, volante, tutto quello che è la parte estetica dell'interno. Apri il cofano, dimmi il problema, non mi interessa. Perché dai per scontato che il problema sia il motore? Perché se no non mi chiamavi, cosa vengo fuori a vedere la macchina? Cioè, se tu arrivavi qua che era tutto a posto, no? E mi dici un problema, mi dici guarda l'ho comprata e l'ho già venduta, e di solito funziona così. E la vedo dopo, bisogna fare tagliando, ma stai tergiversando qua la faccenda qua. Anche perché di solito le Skyline hanno un po' di rogne al motore. Hanno di motore solito, rotto. Di solito Nissan con motore Nissan, non è un abbinamento. Quindi tu sostanzialmente hai già nasato, ti aspetti una Nissan, io ho comprato semplicemente una Skyline col motore rotto. Beh, sono... Non è questo il caso, credimi. No, non è rotto? No, ho detto che non è questo il caso che il motore è rotto. Ah, ok. Il problema è che qui il motore non c'è proprio. Come non c'è proprio? Eh sì, è, vabbè, proprio senza motore. Ma almeno proprio... il suo? No. Il cambio? No. E questo è il piccolo problema? Beh, e in effetti hai ragione, è un piccolo problema perché non c'è. C'è un altro problema. Come tu sai, e due, quando io acquisto un'auto per la vendita, perché questo non è che è per me, è per l'azienda, dobbiamo... sistemarla e venderla. Ho fretta, perché devo rientrare nell'investimento veloce, quindi non è che 2 minuti, e soprattutto in maniera economica, quindi non stai per dirmi ordina un motore nuovo in Nissan, non si può fare. E vorrei anche che avesse più cavalli dell'originale. Quindi devo aggiustare una cosa che non c'è, senza spendere soldi. Senza spendere soldi non è possibile. Senza spendere tanti troppi soldi. Soldi e la voglio più potente. Più potente. Se non originale 280 cavalli, almeno 400. 400? 400. 400. Sì. Però è bella, sai come la fa? È una però bella è bella, macchina, sì. Però è una bella macchina. Diciamo che a livello motore elettronico non c'è niente. È stato venduto. Non so, vabbè, non ci interessa. Non c'era. Questo, ma, okay, è comprata, nostra, però no motore, no meccanica. E fretta, veloce e non tanto soldi. Se non tanti soldi, fretta e veloce ci può anche essere, però con non tanti soldi non lo so, non sono convinto. Fretta e veloce è una cosa che posso, okay, gestire, con non tanti soldi non lo so. E quindi? Mi sta venendo in mente una cosa, ma forse ho una soluzione. Quindi, siamo tornati qua in officina. Qual è questa soluzione di cui hai parlato fuori? Ne ho mezza soluzione, perché dobbiamo fare metà per uno, però. Perché non è che poi tutte le volte scaricare... io mezza soluzione l'ho trovata. Se vuoi te la vado a prendere. Ce l'ho. Va bene. Va bene. Nel frattempo devo organizzarmi perché... dobbiamo mettere dentro questa nel motore. Ma questa è un'altra cosa, non c'entra niente.
E questo? Da dove l'ho tirato via l'RB25, se ti ricordi? Dalla 34. Ma difatti mi sembra un Neo questo, la testa è quella del Neo. Questo è... Che senso ha? Quale 34? Quella blu. Prima non aveva l'RB25. Mi sta scoppiando la testa. Aveva l'RB25, ma era l'RB25 originale? E questo non è più originale, ho fatto un po' di lavoretti. Ma perché? E quando? E dove hai preso i pezzi? Beh, i pezzi li ho presi in magazzino. Che tu non sei a conoscenza, ma va bene lo stesso. Potremmo usare questo. Hai forgiato un motore a tempo perso? A tempo perso. E la testa è nuova? No, hai rifatto la testa, no? Perché ti ho detto mezzo? Perché mi manca il cambio, però. Dopo tu non... Anche le BL hai messo dentro? Cioè, pistoni, BL, tutto nuovo? Quello che c'era in magazzino ho usato. Siamo vicini al periodo dell'inventario, eh? Adesso ho risolto. Mi devo preoccupare? Può essere. C'è anche una frizione? C'è... Frizione volano nuovo? Il volano l'ho fatto spianare, così è tornato come nuovo. Ok. E c'era una frizione rinforzata. Il magazzino sempre? Sempre il magazzino. C'erano due puleggi usate, guarda. Sì, usate puleggi, buone. Puleggi della Tomei usate, regolabili. Usate bene, buone. Quindi mettiamo su. Avevi prigionieri dell'RP. Vabbè, questi ce li abbiamo sempre in casa. Ma... Li hai già montati, per quello è vuota. Tutto avevamo in casa. Testa. Quindi vuoi mettere su questo motore qua, che è un RB25 Neo. Perfetto. Però non c'è il cambio. Il cambio della 34 era automatico e noi l'abbiamo swappato con un cambio manuale, quindi non ce l'abbiamo il cambio. No, il cambio quindi devo andare a cercare un cambio sostanzialmente. Gli ho revisionato anche la pompa dell'olio. C'è una N1 con gli ingranaggi nuovi e il collare nuovo sull'albero motore. Un motore con i contro... Una roba... Facciamo i 400 cavalli che ti ho chiesto qua. In base alla turbina che mettiamo su, sì. Cioè, lui li regge tranquillamente. La turbina originale non ce l'abbiamo. Quella qua. No, non ce l'abbiamo. Ok, va bene. Il resto... Perché il resto dei pezzi poi in realtà in bagagliaio, non so se hai visto nella R34, c'è un po' di roba. Cioè, manca il motore, il cambio, ma... Il resto c'è tubi, tubicini, tubetti, okay. C'è tanta roba, coperchi, c'era. Sono contento che abbiamo risolto il problema. Sono contento che c'è un motore con pezzi forgiati preso, ma non riesco... Vabbè, ma scusa. Sono un po' contento e un po' non contento. So se conosci la situazione. Vabbè, ma... Adesso sono contento che abbiamo il motore, però i pezzi no, abbiamo il motore. Abbiamo una cosa che tu hai chiesto di fare in velocità e secondo me, visto che avevo già fatto questo lavoro qua, potrebbe essere la soluzione. Marca miseria, motore nuovo questo, va bene. Allora, facciamo una cosa, portiamo dentro la macchina, la mettiamo sul ponte che cominciamo a lavorarci. Va bene. Freddo. Allora Mario, mettiamolo dentro, che devo vendere la macchina, che devo fare l'annuncio, le foto. Sì, ma ci manca metà della roba, io ti ho trovato il motore. Ok. Cambio, la frizione ce l'ho. Iniziamo a mettere dentro questo, subito. Devo chiuderlo prima. Metto dentro a pezzi. Altro tempo. Sembra quasi finito. A parte gli scherzi, adesso devi finire di assemblarlo, mettere sulla testa, chiudere, assemblare tutti i pezzi fuori, così vediamo anche se manca qualcosa, perché hai visto nel bagagliaio c'è un po' di roba e anche qualche scatola dentro, quindi no, secondo me i pezzi ci sono. Ma poi ho visto che aveva qualche sì, cosina. Sì, infatti aveva intercooler, aveva un po' regolatore di cose. Regolatore pressione benzina. Ottimo. Barra di rinforzo, vedi? Ottimo. C'è... Anche questa vaschetta. C'è già il radiatore dell'olio. C'è già un bel po' di robetta, interessante. Ti serve un poco di tempo. Però siamo sempre senza il cambio. Mi viene in mente sta cosa qua a me, che converrebbe fare. Ti lascio tranquillo, che ti assembli il tuo motore da solo in pace e nessuno ti rompe le scatole. E io vado a cercare il cambio. E magari anche qualche altro pezzettino, così tu lavori in pace, nessuno ti disturba. Para. Puoi mettere il motore in macchina. Puoi fare tutto.
Va bene. Va bene? Va bene. Lo scarico qua, guarda. Così io vado a cercare i pezzi. Eccoci qua, mentre che aspettiamo Angelo se ci procura un cambio, finiamo di assemblare il motore. Qua abbiamo un RB25 Neo dove ho inserito dentro dei pistoni EBL Italian RP nuovi, bronzine trimetalliche, prigionieri di banco EBL rinforzati da RP, revisionato la pompa dell'olio N1 con gli ingranaggi nuovi e il suo collare dell'albero. Questi motori qua sono noti con questa problematica dell'ingranaggio che si rompe sull'albero e quindi vogliamo evitare questa cosa qui. L'albero motore è stato stappato, lucidato ed equilibrato ed era perfetto, non aveva assolutamente niente e basta, il monoblocco è a posto. Invece nella testata, a parte che monteremo una guarnizione trimetallica, invece nella testata abbiamo rettificato le valvole e le sedi, cambiato le guide, gommini nuovi, la giriamo, spianata naturalmente. A magazzino avevo due alberi a cam non originali ma un po' più spinti. E poi dopo abbiamo registrato le valvole. Adesso manca solo l'assemblaggio che procediamo. Abbiamo finito di assemblare il motore che è pronto per essere calato in macchina. Visto che Angelo mi aveva chiesto di fare un po' più di cavalli, allora abbiamo installato una turbina della KS col suo attuatore che avevamo in magazzino, due pulegge, abbiamo due cam, abbiamo installato sei iniettori con rail della GTR originale 33 dell'RB26. Adesso siamo pronti, speriamo che ci trovi il cambio. Così almeno finiamo la macchina e la andiamo a provare.